Finalmente FIFA 17 è arrivato e tu meriti solamente il meglio per i tuoi crediti. EG Vault, il sito con la consegna più veloce al mondo. Passa in descrizione per il link e codice sconto del 6%. Mamma mia, che squadrone che sta venendo fuori, ragazzi. Ho una voglia di giocare alla carriera che voi non avete proprio un'idea. Prima di iniziare vi invito a passare qui sotto in descrizione, dove troverete tutti i link ai miei social network e tutti i link ai canali dei Brelli. Iscrivetevi dappertutto. Salutiamo velocemente l'ultimo like su Instagram, così possiamo iniziare finalmente a giocare. L'ultimo like è di Mattia Ricci 01. Ciao Mattia, grazie per aver messo mi piace alla mia ultima foto. Allora, intanto ho tantissime mail, dovrei leggermele tutte. Offerta per il trasferimento per Acerbi, interessante. 19 milioni di euro dal Barcellona. Il Barcellona vuole davvero Francesco Acerbi, e io glielo do. A 19 milioni di euro Acerbi e Barcellona glielo do. Ho realizzato il tuo sogno, vero Francesco? Dai, poi io mi comprerò uno tra Rugani e Romagnoli, o tutti e due. Simuliamolo ancora questa ennesima partita contro il Colonia. Quante volte dovrò incontrare il Colonia nella mia vita? Vediamo i ragazzi. Niang, no, l'infortunio per Berardi. Poi abbiamo perso addirittura. Dio, quanto starà fuori Mimmo. Intanto addio Acerbi, grazie. Due mesi, subito l'infortunio di due mesi. Iniziamo bene l'episodio. Offriamo 15 milioni al Milan per Romagnoli. Offriamo la stessa cifra la Juve per Rugani. 12 milioni e mezzo per Donnarumma. Io ne offro 11 per Donnarumma. Vediamo cosa succede. Il Milan ha accettato 15 milioni per Romagnoli. Io gli do quello che vuole lui. Offerta accettata per Donnarumma. Ragazzi, attenzione. Abbiamo messo anche consigli sul mercato apposta. Diamogli quello che vuole a Donnarumma. Lo voglio. Offerta accettata anche per Calabria intanto. Stiamo praticamente rubando tutti i giocatori a Juventus e Milan. Accettata anche per De Sciglio, ragazzi. Cioè, sto comprando praticamente tutti. Romagnoli ha accettato. La Juventus ha accettato anche per Rugani. Ragazzi, ci sta venendo qualsiasi cosa. Accettato Donnarumma. Accettato Donnarumma. Accettato Rugani. Ha rifiutato Calabria però. Io ragazzi vorrei prendere tutti e tre. Rugani, Donnarumma, Romagnoli. Devo assolutamente riuscire a vendere consigli per 20 milioni. Offerta per il trasferimento dell'orco. Per adesso devo assolutamente prendere lui. E quasi quasi riesco anche a prendere Romagnoli, ragazzi. Sì, riesco a prendere sia Romagnoli che Donnarumma. Restano in sospeso De Sciglio e Rugani. Guardate che bella adesso la linea difensiva. Guardate che bella. Andrea Consigli, offerta ricevuta, guardiamola, guardiamola. 16 milioni dalla Lazio, io gli faccio la controfferta a 20. E direi che possiamo prestare Mazzitelli per un anno all'Ellas, sì. A me ne servono assolutamente 20 per prendere sia Rugani sia De Calabria. 18 e mezzo sono pochi, Lazio, sono veramente pochi, dai, cioè... Sei arrivata fin qui, aggiungi quel milione e mezzo. E sì, possiamo dare anche Iemmello, vai. 19 e mezzo, mamma mia Lotito, se sei tirchio, accetto l'offerta, quel mezzo milione. Spero che ti vada di traverso. Dobbiamo assolutamente andare a prendere Rugani. Offerta trasferimento per Pegolo, bellissimo, lo accetto assolutamente. Giocatore venduto, consiglia la Lazio, abbiamo 16 milioni da investire sul mercato. E Missiroli richiestissimo, mamma mia, accettiamo l'offerta subito di 4 milioni e 2. Ragazzi, sta andando veramente molto bene. Dobbiamo presentare una nuova offerta alla Juventus per Rugani di 16 milioni questa volta, perché 17 non ce li abbiamo più. Speriamo che l'accettino. Rugani Romagnoli è veramente bellissimo con Donnarumma in porta. Siamo o non siamo il Sassol? Giocatore chiave, Keisuke Honda. Perfetto. Offerta troppo bassa. Prima 17 ci stavate però, eh. Quindi adesso possiamo rifare le offerte al Milan per Calabria e per De Sciglio. E non mi ricordo più quanto avevo offerto. Juventus, offerta accettata per Romagnoli. Benissimo. Offerta accettata anche per De Sciglio. Molto, molto bene. Ci siamo, ragazzi. Sta andando veramente benissimo. Offerta per De Frel. Potrebbe quasi essere interessante un'offerta per De Frel. Io però voglio molti più soldi. E la vuole il Green, perché sono i Red Bull Lipsia. Attenzione, c'è la partita col Palermo. Se Rugani mi accetta, lo prendiamo immediatamente. Vediamo. Mattia De Sciglio, offerta accettata, ma non Rugani ancora. Aspettiamo per De Sciglio, perché ho paura di non riuscire a prendere Daniele dopo. Per adesso il capitano sarà Duncan. Lo so. Finché non torna Berardi. Giochiamo immediatamente la partita con il Palermo con la squadra titolare. Sono curioso di vedere come sarà questo Sassuolo. Piazza per Rashford, due che faranno la differenza tantissimo in futuro. Pronti? Partenza? Via! Iniziata la carriera col Sassuolo. Capitan Duncan aspetta la sovrapposizione di Mattiello, lo trova. E allora Mattiello può spingere, può andare sul fondo, rimessa laterale. Mattiello con le mani a cercare Niang, la mette dentro Niang. Attenzione, non c'è nessuno sul secondo palo. Ancora Mbaye e Niang in posizione centrale adesso. Rashford la prende molto bene, poi chiede l'1-2 Rashford e poi facciamo andare dentro Stefano. Sturaro, il tiro di Sturaro, la palla ancora lì, il tiro, la paratona di Posavec. Anche se è Lotfi. Proviamo a mettere una bella palla interessante con Duncan che va dalla bandierina per De Frel, il tiro salvata sulla linea, no ragazzi. Niang si appoggia a Duncan, ancora Duncan, vede in mezzo c'è Rashford, va Rashford, ancora lui, palla al piede, rigore, calcio di rigore, se lo guadagna Rashford. Rigore dopo 9 minuti di gioco, eh sì, mi dispiace. Personalità per Rashford, lo vuole battere lui, attenzione.
Rashford, ancora lui, va lui! E c'è il gol di Rashford, il primo gol nella carriera col Sassuolo, è proprio suo, si procura il rigore, lo batte, lo insacca ed esulta. 1-0 Sassuolo sul Palermo. Mamma mia, che palla di Rashford per Niang. Niang non riesce a stopparla però. C'è Embalo sulla fascia, Embalo, ancora lui la mette, Embalo, oh, la mettiamo fuori con l'Irola. Attenzione, Rashford recupera un gran pallone, va dentro la Piazza, Piazza, ancora lui, palla lì, per Piazza, lo stop, la mette dentro, per Rashford ancora che non riesce a tirare. Romagnoli recupera un gran pallone, poi va dentro da Rashford, deviata, calcio d'angolo. Duncan la viene a prendere proprio qua, Gregoire De Frel, la mette dentro, De Frel, con la testa Rashford, non ci arriva, attenzione, Romagnoli da fuori, il tiro con il destro, oddio! C'è Piazza, si vuole appoggiare su Sturaro, Sturaro allarga tutto su De Frel, la viene a prendere Rashford, dentro da Piazza, mamma mia come giocano i ragazzi, e allora Piazza si ferma, chiede l'1-2 De Frel, lo ottiene, ancora Piazza, in area, la mette all'indietro per De Frel, con il sinistro, la tocca proprio Piazza, spumeggiante però questo Sassuolo, attenzione, la recupera Duncan, il nostro capitano per questa partita, e poi c'è Piazza, fa andare Gregoire De Frel nello spazio, attenzione, c'è De Frel, può andare, più veloce di tutti, De Frel è entrato in area, il tiro di De Frel, la palla che ancora lì non riesce a tirare, gli hanno creato tanto, ma stiamo concretizzando veramente poco, ancora dentro, Niang va da Sturaro, Sturaro, in area, si gira Sturaro, la mette per Piazza, perché? Io non te la ridò, io non te la volevo ridare, attenzione, Piazza in posizione da trequartista, elegante Piazza, se ne vuole andare, se ne va come una serpentina, ancora Piazza, dentro per De Frel, Balog, vuole andare via Balog, elegante, Balog, sul fondo, la mette, il cross, Nestorowski, la para Donnarumma, Nestorowski, Donnarumma, ancora lui, ancora Donnarumma, gran parata di Gigio subito, Embalo mette un gran cross Donnarumma, sempre lui, scopriamo prima Scuffetti e poi Donnarumma, cioè scopriamo, e il Pippo Gonzalez in posizione di battuta, la mette dentro il Pippo Gonzalez, ci arriva però Alfred Duncan, allora possiamo ripartire, Sturaro, orchestra la ripartenza, attenzione, c'è Piazza, largo De Frel, servito, ancora De Frel, vede Piazza, vuole però andare da Niang, Niang, che non ha fatto una gran partita fino adesso, un po' spento, Duncan, la stoppa col petto, la mette giù, attenzione, la viene a prendere Rashford, si fa anticipare, c'è però Piazza, la perde anche lui, brutto momento della gara adesso per il Sassuolo, il Palermo attacca veramente forte, Sturaro la recupera, facciamo ripartire l'azione con Piazza, chiede l'1-2 a Rashford, che adesso vuole andare nello spazio, attenzione, perché Piazza è partito, si butta dentro, servito da Rashford, la palla che arriva in qualche modo a De Frel, De Frel è entrato in area, De Frel, ancora sul sinistro De Frel, ci manca sempre l'ultimo spunto, e allora riparte Balog, attenzione, nello spazio, Embalo, ancora lui, Embalo, non riusciamo a fermarlo, Embalo, non fare il cazzate, Donnarumma. È il momento di fare qualche cambio, direi di mettere Piazza esterno e di piazzare Pellegrini in mezzo al campo e di far entrare anche Politano. Dobbiamo metterla fuori questa palla, la tocchiamo molto bene, se si può ripartire allora, dentro da Rashford, attenzione, molto bella questa ripartenza, dentro per Politano, è appena entrato Matteo, è fresco, ne ha ancora Politano, palla al piede, sempre Politano, sempre Politano. Attenzione perché Sensi recupera un gran pallone, bella la serpentina di Sensi, ancora Sensi, vuole allargare, vuole andare da Pellegrini, attenzione Pellegrini ha visto il taglio del compagno, con la testa la mettiamo fuori dove c'è sempre Duncan, sempre il nostro capitano, sempre quello che ci ha accompagnato anche con la Samp, e allora si propone Sensi, si appoggia a Rashford che tira da fuori, la cannonata Rashford, Lirola dentro da Romagnoli, attenzione Romagnoli in posizione offensiva, c'è ancora Duncan, Duncan vuole crossarla per Rashford che con la testa non ci arriva, arriva però Piazza, Piazza la mette ancora una volta per Duncan, la mette dentro Gigio, non far cazzate, bravo con la mano di richiamo Gigio, però la palla è ancora qui, Sensi allontana la Donnarumma, è il 90esimo ragazzi, dobbiamo mantenere il risultato assolutamente senza fare minchiate come questa, Trajkovski non riesce ad andare via, la mette dentro, vai, allontana, perfetto, e poi fai ripartire l'azione con Marco Piazza, Rashford, no, devi farti vedere in quei casi, e finisce qui 1-0 l'esordio in campionato col Sassuolo e una vittoria col gol su rigore di Rashford, un bel Sassuolo, ma dobbiamo imparare a tirare di più. Intanto c'è un'ottima notizia perché ha accettato anche Daniele Rugani, è tornato anche Rugani, e non vorrei dire, ma riusciamo secondo me anche a comprare De Sciglio, ragazzi, attenzione, sia Rugani che De Sciglio, e adesso sono veramente veramente contento, possiamo schierare veramente una squadra fantastica. Inoltre abbiamo ancora Gazzola, Cannavaro, Peluso e Biondini da vendere. Guardate che bella la difesa tutta italiana, compreso il portiere, Mattiello, Romagnoli, Rugani, De Sciglio, Donnarumma. Sono veramente soddisfatto del mio Sassuolo. Attenzione perché l'Ipsia del Green ha accettato 9 milioni e mezzo per De Frel, sono pazzi. Ecco, potrei venderlo per 9 milioni e mezzo De Frel, sì. Non ci credo, giocatore venduto. E Biondini un'offerta, quindi ragazzi abbiamo qualche soldino a disposizione. Intanto la Lazio ha accettato l'offerta per Kishina, ragazzi. Kishina mi piace tantissimo come profilo. E l'Inter e Gnoguri hanno accettato l'offerta. Io Gnoguri proprio come talismano lo voglio prendere assolutamente. Offerta accettata da parte di Kishina. Abbiamo completato il nostro Sassuolo. Beh, direi di aver fatto veramente uno squadrone, ragazzi. E siamo arrivati anche al giorno della partita col Pescara, ma non sarà assolutamente in questo episodio. Ancora una volta vi lascio
facendovi vedere la rosa definitiva, la rosa che sarà quella titolare per un po' di partite. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa vi sembra, come mi pare, se è fatta bene, se è fatta male. A me sembra veramente un capolavoro. E ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, vi invito a mettere un pugno di pollice e iscrivervi al mio canale qualora non l'aveste ancora fatto. Noi ci vediamo in un prossimo video, che arriva molto presto. Ciao ragazzi, dritto per dritto.